Parliamo ora di Miss Italia, la macchina Montecatini si è messa in moto e oggi sono iniziate le prime selezioni. Paola Nappi. Ilaria Lorenzi, Miss Curve d'Italia, Trentino-Alto Adige. Tu sei Miss Curve d'Italia? Per l'Umbria, ovviamente. Miss Curve d'Italia, Emilia-Romagna, Elena Miró. È una nuova, un nuovo titolo, sì. Taglia 44. Esatto, la nuova fascia che hanno introdotto quest'anno. Una nuova fascia nell'anno della rinascita del concorso. Miss Italia Montecatini è l'anno della sobrietà e del bon ton, ma non solo. Debutta la taglia 44. Assolutamente sì, con grande piacere. È una cosa che io ho promosso a gennaio e vedo che ha avuto successo sia in Italia che all'estero. È un passo avanti importante, io credo, per dire che la bellezza è anche essere come si è nella sicurezza, nella semplicità e nella naturalezza. Quindi ci sono donne bellissime, proprio icone, diciamo, del mondo dello spettacolo, che sono un po' più tonde di quello che la moda propone. Intanto cresce il feeling fra Montecatini e Miss Italia, un grande pubblico ha accolto la sfilata delle 230 Miss. Patrizia Mirigliani ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco Bellanti. Lo sbarco a Montecatini Terme segna anche il ritorno di Fabrizio Frizzi, che torna a Miss Italia dopo 9 anni come conduttore e direttore artistico. Anche per me è come ripartire da zero, ha detto alle ragazze.